centrale, questa, sempre qui bisogna passare, con le striscettine bianche, d'accordo? Quindi salgo e scendo, ok? E l'altra si porta per fuori tirando il ginocchio alto. Non è che arrivo giusto, giusto. No. Giusto, arriva. Mia madre non mi ha voluto fare. Ma tu puoi alzarti sempre sulle punte. Però se trova una figlia. Seguitemi perché adesso dovete capire bene quello che bisogna fare, eh? Quindi attacco prima gamba, è come se fosse uno skip. Ok? Questo. Seconda gamba, ginocchio chiuso, si deve portare avanti così. Non è questo, ok? Ci fa vedere questo? È questo qua. Gamba chiusa, e si gira e si arriva qui, ok? Quindi l'idea che dovete comunicare ai ragazzi è di portare il ginocchio avanti alto. Il piede non va proprio pensato. Quindi dovete fare questo esercizio, braccio avanti. E si ripete, ok? Forza, in fila e provate. Dai. Non aprire avanti, devi scendere subito sotto l'ostacolo, esatto. Forza, dai! Ginocchio più alto quello di dietro. In alto, sotto il petto, lo dovete strappare qui, sotto il petto. Senza girare, braccia avanti, mettete tutte e due le braccia avanti. Fatelo con le braccia avanti. Forza, forza, esatto, via. Bravissimo, dai, forza. Dai, forza! Provate tutti! Se tra le mani nei capelli. Vedi, non devi aprire. Vedi. Allora, guarda, perché vai di là? Io ho detto che devi salire mettendo il piede qui. Okay? Metti il piede là sopra e poi scendi, ok? Questo chiuso e poi fai questo. Ok? Poi scendi. Dai, forza! Un po' di ritmo, fatelo veloce, se lo fate veloce diventa molto più facile. Chiaramente a ogni giro si cambia gamba d'attacco, ok? Forza! Forza, braccia avanti,